L'attività di Eli Lilly Company è iniziata nel 1876 in Indianapolis, Stati Uniti, dove il colonnello Eli Lilly fondò l'azienda che ancora oggi porta il suo nome. L'attività della affiliata italiana è iniziata circa 50 anni fa, la sede si trova a Sesto Fiorentino. Qui è stato realizzato il più grande stabilimento per la produzione di farmaci da biotecnologia in Italia ed è presente un impianto di cogenerazione da 2,7 MW di potenza. È dalla fine degli anni 90 che lo stabilimento di Sesto studiava la possibilità di installare un impianto di cogenerazione ad alta efficienza per produrre energia elettrica e caldo. A quel tempo non c'erano le condizioni per sfruttare la parte calda, cosa che invece si sono manifestate nel 2004 con il cambio di missione dello stabilimento. In questo cambio di missione l'analisi ha portato a verificare che oltre a una quantità di energia elettrica importante che era necessaria per la nuova produzione, c'era uno standard annuale di richiesta termica che permetteva lo sfruttamento anche della parte termica che un impianto di cogenerazione avrebbe prodotto. L'impianto di cogenerazione fu tagliato sulla situazione, diciamo, del 2012. Con una ipotesi di ampliamento dello stabilimento di un certo tipo. Abbiamo raggiunto il 90% di conformità a quei dati. Quindi l'analisi che era stata fatta ha permesso di verificare nel tempo che il consumo dell'azienda e quindi la quantità di energia elettrica prodotta copriva il fabbisogno del sito e anche che la quantità di energia termica prodotta, soprattutto vapore, è stata ed è tuttora sfruttata al 100%. Abbiamo un piccolo deficit sulla termica del motore perché d'estate purtroppo non la possiamo utilizzare al 100%, cosa che invece avviene d'inverno, e ci stiamo attrezzando per fare ulteriori investimenti e disegni per sfruttare questa termica anche d'estate, andando a alimentare impianti, soprattutto impianti non processo, che sfruttano d'estate la termica. Il vapore, come ho detto, è sfruttato al 100% perché nel nostro processo il vapore è molto importante per tutta una serie di riscaldamenti, di produzione di vapore pulito e di acqua distillata. La parte elettrica d'estate diventa importante sulla parte frigorifera destinata al condizionamento degli ambienti. Quindi d'estate il cogeneratore non è sufficiente più allo stabilimento, utilizziamo una quota parte comprata dal nostro fornitore esterno, ma nel periodo invernale che va da novembre a febbraio la macchina copre l'intero fabbisogno dello stabilimento. I processi che sono energivori dal punto di vista elettrico sono sicuramente le utilities. Cosa si intendono per utilities in uno stabilimento americano? Sono tutte quelle apparecchiature e macchinari che servono al funzionamento del sito. Quindi tutti gli impianti di condizionamento degli ambienti, tenete conto che questo sito in questo momento muove oltre 1 milione di metri cubi di aria all'ora per i suoi sistemi di condizionamento. E di conseguenza, abbinate a questi sistemi, c'è la parte frigorifera che è dedicata al raffreddamento dell'acqua refrigerata per condizionare gli ambienti. Questi dal punto di vista elettrico sono i più energivori. Dal punto di vista termico sono produzione di vapore puro e produzione di acqua distillata che per la farmacopea europea deve essere prodotta per distillazione. Dal punto di vista architettonico l'impianto si inserisce insieme a tutti gli altri edifici di questo sito. Dal punto di vista di collegamenti elettrici e idraulici abbiamo cercato di trovare una posizione all'interno dello stabilimento che permettesse la più facile possibile connessione con l'esistente. Basta considerare il costo dell'energia elettrica che dal fornitore esterno, ancorché sul libero mercato, considerando quelli che sono poi gli oneri di dispacciamento, le perdite di rete e quant'altro, non si riesce a scendere a sotto i 13 centesimi. Con il costo del gas che abbiamo strappato quest'anno, il nostro kilowattora prodotto e sfruttato all'interno dell'azienda ci costa 7 centesimi. Quindi già questo la dice lunga su quanto è vantaggiosa una cogenerazione ad alto rendimento
e con questo tralascio il guadagno termico che ne abbiamo dalla produzione elettrica. Dal punto di vista ambientale abbiamo fatto il conto: con il precedente impianto che era da 2,4 si risparmiavano 2.200 tonnellate di CO2 l'anno rispetto a un impianto classico del distributore o dell'ente fornitore che sfrutta un rendimento ancorché elevato ma che non può certo superare il 52%. Approfondiamo anche gli aspetti tecnici legati al funzionamento della caldaia. Alle mie spalle un motore da 2 MW e 7, sul quale è montata in coda una caldaia da 1 MW di rendimento, tutto in vapore. In questo caso parliamo di vapore a 8 bar. La macchina, poi lo vedremo nel seguito dalle riprese, è caratterizzata da un economizzatore che sfrutta quindi il cascame termico residuo e da un corpo caldaia principale che sfrutta il cascame termico principale. Quindi qual è lo scopo semplicemente di una macchina di questo tipo? È permettere di sfruttare ulteriormente quella energia termica che, lasciando il motore, trova ancora uno sfogo prima di essere dissipata a cammino. In questo caso la macchina ha uno stadio che produce acqua surriscaldata, che è il cosiddetto economizzatore, che poi porta la macchina a dare un rendimento maggiore in vapore. In alcuni casi potrebbe essere possibile sfruttare un secondo livello di cascame termico dopo l'economizzatore. In questo caso è stata data invece la totale priorità al vapore, per cui la macchina è una pura produttrice di vapore. Tra i principali accessori della macchina ci sono i controlli automatici della conducibilità e ci sono gli sfangatori, quindi la macchina è in grado di operare autonomamente, anche se chiaramente poi va sempre monitorata, in modo da garantire che il rendimento e al tempo stesso la funzionalità dell'impianto sia il più possibile integrata. Non è un caso il fatto che alle nostre spalle la macchina sia completamente schermata, perché l'obiettivo di un impianto di cogenerazione è quello di inserirsi all'interno di una realtà preesistente, creando il minimo disagio possibile e dando la massimizzazione dei risultati.